Allora lascio la parola alla signora Amato per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. Presenti, quindi non c'è. Sì, non c'è il numero legale, quindi tra mezz'ora procederemo di nuovo all'appello. Invito i consiglieri a prendere posto, così possiamo procedere all'appello. Benissimo, tutti seduti. Allora, o quasi, diamo la parola all'ufficio consiglio per l'appello. Grazie Presidente. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerconi, Ciancio, De Chiara, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Lazzari, Pompei, Principato, Rinaldi, Stelitano, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Allora dillo. Allora, 8 assenti, di cui 2 giustificati, Rinaldi e Vitrotti, e 20 presenti. Quindi il numero legale c'è, possiamo procedere all'apertura della seduta di oggi. Allora, gli scrutatori di oggi, dunque, nominiamo gli scrutatori di oggi che saranno consigliere Tosatti, consigliere Pompei e la consigliera Biondo. E procediamo con l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori di oggi. Allora, ci sono una serie di deliberazioni che abbiamo ricevuto recentemente e sono deliberazioni di tipo amministrativo che passano per il Consiglio in approvazione e sono tutte relative a surroghe o elezioni e, di centri sociali e provvederemo alla votazione delle 8 deliberazioni, una per volta, così come da ordine dei lavori. Allora, la prima sì, è un'autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio di Roma Settimo di anziani residenti nei municipi limitrofi. Ci sono interventi su questa deliberazione? Li avete. Sì, un attimo. Allora, ci sono interventi da parte del Presidente della Commissione per la presentazione di queste deliberazioni? Un attimo. Consigliere Ciancio, per favore, per favore. Eh?
Evitiamo. Ho detto che procediamo alla discussione e al voto. Per favore, una contestazione ogni volta. Evitiamole. Per favore. Allora, lascerei la parola al Presidente della Commissione o a qualcuno da lui delegato per la presentazione delle delibere in oggetto a partire dalla prima. Ciancio, non se ne può più, mi creda. Presidente, deve fare la Presidente, la prima delibera è un atto diverso dalle altre delibere, d'accordo? Quindi non può dire genericamente così votiamo. La prima delibera vuol dire che noi deliberiamo se gli anziani degli altri municipi... Ma lei mi fa parlare ogni tanto? Ma lei non ha neanche fatto finire, come fa a sapere quello che c'è nei miei pensieri? Mi scusi. Allora, io insisto, passeremo in rassegna, uno per uno, con una presentazione della Presidente della Commissione interessata o di qualcuno da lui delegato e procederemo al voto di volta in volta. Io penso che più chiaro di così. Ma me lo deve dire lei quello che devo presentare? Mi scusi, la vogliamo finire con questa scena pietosa? E poi non mi dica, io penso di sì, poi saranno gli altri a giudicare, per me è pietosa, se mi lascia fare il mio lavoro magari ne riparliamo. Allora, adesso penso, allora intanto vorrei smettere qui questo dibattito veramente sterile e andare avanti con l'ordine dei lavori. Allora, il Presidente della Commissione interessata o suo delegato a presentare di volta in volta, cominciando dalla prima, e procedere poi al voto una per volta degli atti che sono in oggetto, diversi o non diversi, deliberazioni sono e io questo ho detto. Allora, lascio la parola a chi vuole fare l'intervento, il Presidente di Commissione? Va bene, allora lascio la parola al consigliere Principato. Presidente, colleghi consiglieri, questi sono degli atti che, come previsto dall'iter amministrativo, sono passati in commissione per un parere. Hanno fatto già il giro degli uffici e hanno ottenuto tutti dei pareri favorevoli e hanno ottenuto anche da parte della commissione un parere favorevole. Per quanto riguarda la prima proposta di deliberazione, quindi autorizzazione e iscrizione ai centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi, c'è poco da aggiungere, nel senso che ai sensi del regolamento sui centri sociali anziani, articolo 8, è scritto che coloro che in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione hanno la residenza nei pressi del confine tra due municipi possono alternativamente richiedere l'iscrizione ad un centro anziani del municipio di appartenenza o a un centro anziani del municipio limitrofo a cui non appartengono. In tal caso il consiglio di quest'ultimo municipio, sentito il comitato di gestione del centro anziani interessato, può autorizzare l'iscrizione nel proprio territorio dell'anziano non residente. Grazie. Ci sono interventi? Il consigliere Ciancio. Giusto, io volevo dire, Presidente, che la prima delibera che ci accingiamo a votare non è quella di routine che ha riguardato le commissioni. La prima delibera è molto importante perché c'è un atto fatto nelle precedenti consigliature che vietava tassativamente che alcuni anziani che confinavano con il nostro municipio potessero accedere sia per numero, sia perché alcuni sono molto affollati, sia per altri motivi ad accedere ai centri anziani del nostro municipio. Quindi questa è una delibera che esula da quelle tutte le altre che sono giustamente votate perché sono routine e dobbiamo votarle velocemente per fare, come dire, consiglio direttivo e quant'altro. La prima delibera merita una presentazione accurata, puntuale e precisa, perché noi stiamo cancellando, cassando una delibera
che i nostri, cioè non c'ero neppure io, abbiamo dovuto rispettare, perché tutti volevano venire al centro anziani di Villa Lazzaroni, anche quelli che abitavano al Prenestino, perché vicino, confine, magari lavorano lì. Quindi è una delibera particolare, perché ci sono dei centri anziani che hanno un numero elevatissimo. C'è un articolo del regolamento che dice confinanti possono accedere al centro anziani. Bene, d'accordo, ragioniamo bene prima sui numeri. C'è una delibera, qualcuno si è interessato a vedere che c'è una delibera istituita precedentemente che dice l'esatto opposto? Ecco, questa era la mia preoccupazione, perché se abbiamo votato un atto precedentemente in cui anche il Campidoglio ha detto che rispetto al regolamento è meglio che i centri anziani, in casi eccezionali, voglio dire, però mi sembra alquanto come dire, chiudere un dibattito così pensando che fosse un pacchetto di delibere che abbiamo votato tutti insieme. Noi dalla numero 2 sino alla fine delle delibere che riguardano i centri anziani abbiamo visto nelle commissioni, va benissimo, nulla, sono di routine, quindi le votiamo. Su questa avremmo gradito una discussione puntuale sugli atti già approvati e su se è il caso, se effettivamente il Movimento 5 Stelle, che come dire, ha una presenza sostanziale in commissione, abbia valutato questo aspetto. È corretto? È il regolamento? Le delibere vecchie? La delibera 10 c'entra o no? Ecco, solo questo. Mi scusi perché non ci siamo intesi, ma se lei mi lascia parlare, forse io una mano la do per arrivare in porto a quello che vogliamo concludere. Per me la discussione si apre, non ho elementi di valutazione rispetto a questo argomento, perché in commissione non è stato trattato questo specifico argomento, sono stati trattati tutti gli altri argomenti di cui condividiamo e li voteremo. Su questo gradirei magari dal Presidente o da chi c'era in commissione una puntuale disquisizione in merito. È giusto? Non è giusto? Gli anziani che confinano arrivano da Largo Prenese, si possono iscrivere a Villa Lais? O diversamente, noi che andiamo all'Euro ci possiamo iscrivere a un altro centro anziani? Questa è la prima delibera. Grazie. Allora, io intanto rispondo che è vero che la devo lasciar parlare, ma vorrei che lei parlasse quando è il suo turno. Quello era il mio turno e lei non mi ha fatto finire il pensiero, mi ha attribuito un intento che io non avevo, quello di non discutere. Mentre io stavo solo dicendo si procederà alla discussione di volta in volta. Quindi lei mi ha anticipato mettendomi in testa un pensiero, un intento che io assolutamente non avevo. La prossima volta un bel richiamo, perché lei non può interrompere una persona che sta parlando, assolutamente non può interrompere una persona mettendo in testa o in bocca cose che non sta dicendo. Quindi il pacchetto per me è un pacchetto semplicemente perché sono tutte di tipo amministrativo, sono arrivate dalla stessa persona e le discutiamo tutte insieme, non ho mai detto che sono uguale per contenuto. Quindi se lei la prossima volta magari mi lascia finire, io sarò molto lieta poi di farla parlare quando è il suo momento. Allora, vorrei anche chiedere adesso se ci sono altri interventi in merito, perché mi sembra evidente che quando una deliberazione del genere passa in commissione è lì la sede della discussione, più che nel Consiglio. E vorrei ricordare che c'è un parere favorevole sia della Commissione che degli uffici competenti. Quindi a questo punto io la parola la lascio per continui interventi e discussioni, ma gradirei che si rispettassero le giuste sedi per le discussioni. La giusta sede era la commissione, quindi se in commissione qualcuno ha dei dubbi, delle rimostranze, magari in discussione la discussione va fatta in commissione piuttosto che farla portare al Consiglio, quando ormai la deliberazione è stata approvata con esito favorevole, con espressione di parere favorevole, sia dalla commissione che dagli uffici competenti. Allora, ci sono interventi? Il consigliere Candigliota ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Beh, io mi meraviglio, e questo faccio una precisazione, perché questo parere è passato in commissione ed è stato favorevole e mi sembra all'unanimità. Allora,
io quello che mi domando è questo: certo che se le persone a questo punto sono distratte quando si fa la commissione, e a questo punto devo pensare che uno vota anche senza sapere ciò che si sta votando. Allora quello che mi domando, certo che se ogni volta io mi giro e trovo gente al cellulare o quant'altro, io allora adesso capisco e lo vedo in questo contesto che si sta dicendo una cosa che non è vera, ovvero che non è stata discussa in commissione. Oltretutto si ha la possibilità di parola in commissione, di conseguenza non vedo perché bisogna fare ogni volta una contestazione, forse perché ci sono le telecamere, non lo so, però questo di certo non è onorevole. Grazie. Grazie consigliere Candigliota per il suo intervento. Ci sono altri interventi? Il consigliere Toti ha facoltà di parola. A me mi sembra molto giusto il discorso di permettere a anziani che si trovano in municipi vicini a noi di partecipare alle attività dei nostri centri, proprio perché ci sono, io ricordo negli anni, questa parte del regolamento già esisteva, già esiste da qualche anno, non è che praticamente è uscito oggi. E già da tempo, anche io ricordavo con l'amico Domenico, il nono municipio, abbiamo votato praticamente delibe in questo senso. Ci sono rapporti di amicizia, di affetto che legano anziani nei territori romani, e voglio dire, dobbiamo anzi indirizzare i nostri presidenti nell'accoglienza degli anziani che si trovano e che sono legati ad altri nei nostri centri. Perciò per me è un fatto molto positivo questo di dare la possibilità a queste persone della terza età di poter scegliere il centro a cui fa riferimento. Perciò io sono chiaramente per il sì. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Bene, al consigliere Ciancio ha facoltà di parola. Grazie Presidente. Naturalmente il PD non è che non è d'accordo sul fatto che i vicini di casa che vogliono frequentare i nostri centri anziani lo debbono fare, per bacco. Sono una risorsa ovunque essi siano. Il problema che ponevo io era sugli atti vecchi formulati dal municipio che precludevano questa possibilità agli anziani, perché poi non si tratta di fermarsi, si tratta di scriverli, quindi li devono accettare. Siccome tanti centri anziani, per il numero... qualsiasi ipotesi possa arrivare da altri consiglieri, però il mio voleva essere un chiarimento rispetto alla prima proposta, che non avevo, se guardate la telecamera, per onestà intellettuale io ho capito che si votavano tutte le stesse tipologie di delibere e invece la prima ha una valenza completamente diversa. Noi per l'alta considerazione dell'osmosi culturale, del rapporto che viviamo quotidianamente con i nostri anziani, ovunque essi siano nella città di Roma, non ci esimiamo dal votare favorevolmente rispetto alla proposta di accogliere, perché l'apertura è logica, però la discussione meritava e merita una puntuale discussione rispetto a quello che stiamo facendo, perché i centri anziani del nostro, alcuni scoppiano, alcuni sono stati chiusi, ed è ovvio, io lo dico perché insieme a voi sto in mezzo alla gente,
dobbiamo parlarne poi con i centri anziani di questi. È ovvio che è un regolamento, però c'è stata una delibera che inibiva questa possibilità. Io di questo volevo informare l'Aula. Perché non sono permessi interventi, per favore, durante. Poi magari se, vuole, se c'è una dichiarazione di voto successiva, però in questo momento per favore lasciate parlare il consigliere Ciancio. Sì, i 3 minuti stanno finendo, ma non lo interrompete perché altrimenti potevo allungare, ok? Io in commissione spesso capita quello che capita in aula, perché o mettiamo la diretta streaming dappertutto così si possa vedere quello che si fa. Io sono uno di quelli che ha detto sempre di sì alla diretta, così si vede chiaramente di quello che si discute nelle commissioni e quando si vota. Noi come gruppo voteremo favorevolmente a tutte le delibere, ma questa ha una valenza molto delicata, per cui siamo favorevolissimi, patto che ci sia poi informazione nel divulgare questa situazione in ogni centro anziani, anche quelli che sono stati chiusi o trasferiti e scoppiano. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Allora, io veramente ho difficoltà a capire l'intervento del PD in questo momento. Ho grosse difficoltà perché questi atti sono stati portati una prima volta in Commissione Politiche Sociali e non c'è stata data la possibilità di votarli, di esprimere un parere, perché i consiglieri del PD hanno detto che vista l'assenza degli atti all'interno dell'ordine del giorno di questa commissione non era possibile. Per questo motivo abbiamo calendarizzato in una commissione successiva, inserendoli all'ordine del giorno, tutti gli atti in dettaglio. La segreteria ha provveduto ad inviare per tempo a tutti i commissari della Commissione Politiche Sociali una copia degli atti sui quali era richiesto il parere, così come previsto da procedura. Quindi tutti i consiglieri facenti parte della Commissione hanno avuto la possibilità di studiare personalmente il singolo atto e arrivare in Commissione preparati. All'arrivo in seduta di Commissione, all'analisi degli atti, ho personalmente letto tutti gli atti completamente, diciamo, leggendo tutto il testo, e la commissione, se non ricordo male, ha espresso parere favorevole anche su quest'atto all'unanimità. Quindi io non capisco se la sede della commissione, che è una sede di confronto tra tutte le realtà politiche, perché un conto è dire che noi abbiamo la maggioranza, un conto è non fare alcuna proposta e arrivare in consiglio davanti a una telecamera per esprimere una cosa che non ha alcun senso, perché le sedi opportune per esprimere le proprie posizioni ci sono state e non è stato mai negato a nessuno la possibilità di esprimere la propria opinione. Perché non è vero che noi non diamo la possibilità di esprimere le opinioni, ma le opinioni non arrivano nelle sedi giuste, arrivano in consiglio davanti alle telecamere. Quindi questa è una dimostrazione di una volontà politica di bloccare i lavori, perché non ci sono altre spiegazioni in merito. E ricordiamo che prima di arrivare in commissione ciascun atto ottiene dei pareri favorevoli da tutti gli uffici competenti. E io non devo dubitare del lavoro degli uffici. Se a me un ufficio mi manda un atto con 3 firme di dirigenti e direttori dove viene dato un parere favorevole, io ho l'obbligo di presentarlo in commissione e richiedere l'espressione del voto. L'ho fatto, hanno espresso tutti i voti favorevoli all'unanimità, anche quelli del PD, anche se Ciancio non c'era, perché evidentemente era impegnato quel giorno e non è voluto venire in commissione, però oggi viene qui a protestare sulla cosa per la quale poteva esprimere il suo parere, e i suoi colleghi hanno avuto la possibilità di esprimere il loro parere, ma non hanno detto nulla. Grazie. Le volevo ricordare che è una dichiarazione di voto, quindi l'espressione di voto. Chiedo scusa, il Movimento 5 Stelle naturalmente esprime parere favorevole. Grazie consigliere Principato. Il consigliere Carlone ha facoltà di parola. Grazie
consiglieri, presidente, tutti i presenti, buongiorno. E mi terrò nei 3 minuti. La mente storica, diciamo, di tutto il consiglio, diciamo, i consigli precedenti, sta qui, è Toti. Toti è molto mente storica, anche se io ne ho fatto parte per un po' di anni. Queste cose sono state già trattate in altri consigli avuti in ex nono, e qualche possibilità di accesso è stata concessa. Perché ci sono delle strade limitrofe al nostro territorio che ad esempio appartengono al quinto municipio. Questa possibilità, qualche persona anziana che può raggiungere il centro con molta facilità e con grave difficoltà di poter raggiungere la sua, si è data la possibilità, quindi l'apertura a questo accesso presso il centro anziani. Quindi per me precludere questa possibilità, allora già votammo favorevolmente, precludere questa possibilità a delle persone che poi si trovano anche con altri anziani, si trovano molto vicini naturalmente e quindi preferiscono stare in quella sede, non vedo per quale motivo si debba negare questo diritto. Poi oltretutto è da far presente che c'è un regolamento per quanto riguarda gli anziani. Quando un anziano fa la richiesta, viene esaminata e gli si dà l'ok o non, naturalmente secondo le esigenze che c'ha. Quindi per noi non credo che ci sia molta difficoltà in questo. Nella commissione non ho rilasciato alcuna dichiarazione, però oggi sento il dovere di fare questa dichiarazione, di dare il nostro parere positivo. Grazie. Benissimo, procediamo quindi alla votazione. Ci sono voti favorevoli? No, non vota. Contrari? Astenuti? Biondo, pur presente in aula, non partecipa al voto. Sì, benissimo. No, non si astiene, non partecipa al voto. No, non l'abbiamo visto. La mano? Non si vede. Ah, quindi è stata, perfetto, è stata votata all'unanimità. Ok, passiamo. All'immediata eseguibilità. Immediata eseguibilità. Sì, passiamo quindi ad un gesto che è importante secondo me, perché ci è stato fatto notare dagli uffici amministrativi quanto sia importante, viste le tempistiche, rendere immediatamente eseguibili gli atti in discussione, compreso il primo, e quindi adesso, come da regolamento, procediamo alla votazione per l'immediata eseguibilità dell'atto. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Perfetto. E quindi immediatamente eseguibile. Passiamo al secondo punto all'ordine dei lavori ed è la proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica della surroga dei consiglieri del Comitato di Gestione di Cinecittà Est, del CSA di Cinecittà Est. Io avevo intenzione di votarle una per una, non mi piace fare un pacchetto per alzata di mano e quindi se ci sono interventi su questa nello specifico o se c'è se ci sono dichiarazioni di voto, quindi possiamo procedere tranquillamente. Ci sono interventi? No? Dichiarazioni di voto? No? Allora, votazione. Favorevoli? Benissimo, la deliberazione viene approvata all'unanimità e anche per questa si vota l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanimità, immediatamente eseguibile. Il terzo punto all'ordine dei lavori è la deliberazione avente ad oggetto la ratifica della surroga dei consiglieri del Comitato di Gestione del CSA La Torretta. Interventi? Purtroppo vado per tutta la scaletta, ci sono dichiarazioni di voto? No?
Procediamo alla votazione. Favorevoli? Benissimo, unanimità, perché mi sono sembrati tutti comunque contro prova, contrari? Astenuti? All'unanimità. E anche per questo procederei alla votazione della immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, anche questo è immediatamente eseguibile. Proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica della surroga dei consiglieri del Comitato di Gestione del CSA Romanina. Interventi? Dichiarazioni di voto? Votazione? Favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, approvata all'unanimità. E immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Esatto, esatto. Preferisco andare uno per uno, perché loro devono prendere in ogni caso uno per uno, quindi mi sembra giusto anche facilitarle. Adesso, allora, passiamo al punto 5. Ce la stiamo facendo. Proposta di deliberazione avente ad oggetto la ratifica della surroga dei consiglieri del Comitato di Gestione del CSA Renato Annini Villa Lais. Ci sono interventi? Carlone. Consigliere Carlone, ha facoltà di parola. Vorrei semplicemente ricordare la figura di Renato Annini, persona stimabilissima. L'ho conosciuto personalmente, era in consiglio nel 2001 con noi, vero signor Todi? E veramente è da tenere in considerazione questa intestazione, perché l'abbiamo fatta proprio in sede di ex nono municipio per la persona che era Renato Annini, quindi mi correva l'obbligo di ricordare Renato Annini e l'apprezzamento per quanto lui ha dato al nostro municipio. Grazie. Grazie a lei, consigliere Carlone. Allora, Carlone, ci sono altri interventi? Espressione di voto? Allora, procediamo alla votazione anche per questa. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata. E l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche qui abbiamo l'immediata eseguibilità. Passiamo al punto 6, proposta di deliberazione avente ad oggetto ratifica della surroga dei consiglieri del Comitato di Gestione del CSA San Giovanni. Interventi? Espressione di voto? Votazione, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa approvata. E votiamo l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Benissimo, controprova, anche questa con immediata eseguibilità. Al punto 7. Troviamo la proposta di deliberazione avente ad oggetto la ratifica della surroga dei consiglieri del Comitato di Gestione del CSA Luigi Petroselli Villa Lazzaroni. Interventi? Espressioni di voto? Votazione. I favorevoli? All'unanimità. E votiamoli per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Ah sì, perché ho visto che erano tutti, sì. E era all'unanimità anche questa. Al punto numero 8 abbiamo invece una cosa leggermente diversa, una deliberazione leggermente diversa, che è la proposta di deliberazione avente ad oggetto il rinnovo degli organi di gestione e di indizione delle elezioni del Centro Sociale Anziani del Municipio Roma Settimo, via Iberia, regolamento dei centri sociali anziani approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina numero 28 del 13 dicembre 2010. Interventi? Espressioni di voto? Votazione, favorevole. Favorevoli?
Sì. No. Favorevoli, quindi scusate se chiedo di ripetere. Contrari? Astenuti? No, siamo all'unanimità. E per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari? Astenuti? Anche questa deliberazione diventa immediatamente eseguibile. Consigliera Cerquoni? Sì. Allora, prima di... Un attimo di attenzione, prima di passare al nono punto all'ordine dei lavori della seduta di oggi, vorrei informare i consiglieri presenti che il consigliere Giuliano, relatore, diciamo, firmatario della mozione che andremo a discutere, ha presentato in forma scritta la richiesta di estendere la durata del suo intervento e come da regolamento gli è stata concessa. Quindi avrà più tempo a disposizione, quindi oltre al suo intervento come relatore avrà la possibilità di usufruire dei 30 minuti che ci ha richiesto. Lascerei quindi la parola al consigliere Giuliano per presentare la mozione a sua firma avente ad oggetto il patrimonio immobiliare di proprietà di Roma Capitale ricadente nel territorio del municipio VII, partecipazione ed istituzione di un ufficio municipale del patrimonio. Consigliere Giuliano, ha facoltà di parola. Grazie Presidente, un saluto anche al Vicepresidente e ai colleghi consiglieri. Allora, io leggo la mozione così com'è per poi integrarla, ecco perché ho chiesto deroga, insomma, ai tempi per poter comunque argomentare e spiegare perché questa mozione, la necessità, insomma, di poter, come si dice, su questo municipio prevedere questo ufficio municipale del patrimonio. Allora, premesso che l'immenso patrimonio immobiliare di Roma Capitale, la cui consistenza assume anche notevole rilevanza economica nel bilancio capitolino, nella sua funzione pubblica rappresenta una risorsa per l'amministrazione e per i cittadini di Roma, la tutela, la valorizzazione e la gestione di detto patrimonio rientra tra i compiti dell'amministrazione capitolina e premesso sempre che la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza e l'economicità costituiscono le linee guida entro le quali l'amministrazione deve provvedere alla gestione. Quindi, considerato che il rispetto dei principi enunciati nella premessa passa, oltre che attraverso idonei e puntuali processi di inventari e ricognizioni, anche nel tramite di un costante controllo delle istituzioni nelle sue diverse articolazioni, considerato che il coinvolgimento dei municipi di Roma Capitale nella decisione nella gestione e nel controllo rende più agevole la conservazione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico in tutte le forme di utilizzo al quale è destinato. E considerato anche che i municipi, in quanto articolazione territorialmente più contenuta rispetto all'amministrazione capitolina e quindi più prossima alla realtà cittadine, possa contribuire all'indirizzo verso una gestione più confacente alle necessità e alle dinamiche del tessuto sociale che rappresentano. Altresì possono contribuire al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di irregolarità e degrado che spesso anche le cronache fanno registrare. Viene considerato altresì che nella seduta del 20 settembre 2012 il Consiglio Comunale di Roma ha approvato all'unanimità la delibera numero 41 per la pubblicazione sul sito del Comune di Roma di uno spazio informativo relativo all'anagrafe dell'intero patrimonio immobiliare del Comune. Rispetto ai dati contenuti nel sito, per una corretta e sinergica azione di collaborazione e di controllo da parte degli organi municipali è necessario disporre di ulteriori elementi di dettaglio circa gli utilizzi, le titolarità e le destinazioni degli immobili siti nel territorio dei singoli municipi. Quindi, per quanto sopra espresso e considerato, il Consiglio Municipio Roma VII impegna la Presidente del Municipio e la sua Giunta affinché l'amministrazione di Roma Capitale
istituisca adeguate forme di sinergica partecipazione e coinvolgimento del municipio nelle scelte generali e di gestione riguardanti il patrimonio pubblico di propria competenza sito nel territorio del municipio VII. Impegna quindi anche presso il VII municipio venga istituito un ufficio municipale del patrimonio sinergico alle strutture all'uopo previste presso l'amministrazione capitolina. E come terzo punto, l'istituendo ufficio patrimonio del municipio disponga dell'inventario del patrimonio pubblico presente nel territorio del municipio, completo dei dati catastali, dei valori contabili, gestionali e commerciali e il loro puntuale stato di assegnazione e utilizzo. Allora, questa è la mozione tale e quale come l'ho letta. Allora, scusate. Perché vorrei... ovviamente... Mi premeva completare questo tipo di ragionamento in quanto il patrimonio del Comune di Roma è una cosa molto importante per quanto riguarda la nostra capitale, cioè si basa a circa un 30% del bilancio dello stesso comune, quindi c'è una, come si dice, ricopre un ruolo molto importante e anche quindi il suo utilizzo diventa fondamentale in questo senso. E tutto questo nasce dal fatto che i cittadini generalmente non conoscono, no, lo stato dei luoghi, lo stato, il fatto, le proprietà, l'elenco, il suo utilizzo, la sua gestione, per cui viene spontaneo cercare di capire come possa questo municipio far parte di questa dinamica, che ovviamente è tutta comunale, quindi è tutta dipartimentale, ma che si possa comunque collaborare e fare, come dicevo nella mozione, una sinergica azione, perché il patrimonio per essere gestito, no, viene gestito, cioè, secondo alcuni criteri che sono trasparenza, semplificazione, efficienza ed economicità. Questo non lo dico io, l'ho letto sul sito, ma l'ho preso perché la prima parola è la trasparenza, quella che mi colpisce, siccome parliamo sempre di trasparenza, e la trasparenza consiste in una massima diffusione dei dati sul patrimonio che noi non abbiamo. Non so se a voi è capitato diverse volte che delle persone appunto vi chiedono, no, se delle strutture a chi sono state destinate, come, quando e perché, e noi ovviamente non sappiamo rispondere, anche perché sul patrimonio c'è un ragionamento che non nasce ieri, ma deriva da anni, e quindi anche la sua semplificazione, no, è importante, quindi una chiarezza, snellimento dei procedimenti amministrativi nelle assegnazioni tramite anche bandi pubblici, quindi cercare di capire, appunto, di semplificare, ma di poter produrre bandi per la loro assegnazione. Poi non da meno è anche l'efficienza e l'economicità, perché la conservazione e la valorizzazione per una utilizzazione per fini sociali, culturali e ricreativi, valorizzazione economica con la messa a reddito degli immobili. Chiudo con questo criterio, perché la valorizzazione per scopi ovviamente sociali deve rimanere impressa, perché adesso ovviamente nel fare un ragionamento, quindi nel processo di inventario, ricognizione attraverso il controllo delle istituzioni, soprattutto se i locali, no, stanno sul VII municipio, cercare di capire quali sono, quali appartengono a questo municipio, e quindi si parla dei municipi e della loro collaborazione per evitare fenomeni anche di occupazione, perché la distanza che c'è tra l'istituto, cioè tra l'ente territoriale e Comune di Roma, è molta, è tanta, per cui se noi possiamo collaborare con l'occhio critico, l'occhio vigile del territorio, possiamo dare una mano all'amministrazione centrale, al patrimonio, per dire quali, come, quando e perché, no, certe situazioni patrimoniali vengono prese di riferimento. Quindi è anche uno scambio sinergico, no, dal centro verso la periferia, dalla periferia verso il centro. Quindi non voglio parlare di decentramento, perché sennò qualcuno mi mette in bocca il decentramento, che sarebbe utile, ovviamente sarebbe fondamentale, ma poi non sarebbe realizzabile domani, mentre questa è una cosa che potrebbe essere comunque realizzata, non dico facilmente, ma velocemente. E quindi
Vorrei coinvolgere quindi il Presidente della Giunta alla partecipazione e alle scelte generali di quello che può succedere sul nostro territorio, che appartiene quindi al nostro patrimonio, e l'istituzione quindi dell'ufficio municipale, che deve, come detto prima, essere sinergico con Roma Capitale. Ora, perché io dicevo del discorso del sociale? Perché poi il patrimonio non è solo locazione, non è solo strutture, è anche suolo, è anche quello che sta sotto al sottosuolo, quindi fogne, strade, eccetera, quindi illuminazione. Però noi parliamo ovviamente di quello che è locazione, di quello che appunto è il patrimonio, diciamo, strutturale del Comune di Roma. E allora proprio l'altro giorno, quindi sociale, no? Fini sociali, creativi e culturali, proprio qualche giorno fa è stato sgomberato INIT, che era appunto una struttura data per fini sociali che si trova alla fine della stazione di Tuscolana, che poi è stata, come si dice, considerata abusiva, ma da uno scopo sociale era diventato un club discoteca, quindi bar, eccetera, eccetera. Poi c'è il discorso, questo locale era stato dato dal 2000, quindi durante il periodo giubilare, ma c'era anche il circo degli artisti, infatti quello io lo chiamo l'angolo delle Bermude, cioè quella parte ad angolo che c'era, circo degli artisti e INIT, pure quello dato per servizi e scopi sociali, e ovviamente io so che creerò un po' di problema, ma penso che sia utile parlare di queste cose. E anche lì, ma quello che mi serve è l'esempio per dire che tutte queste storie sono state assegnate nel 2000, durante il periodo giubilare. I mancati appagamenti di affitti sono avvenuti nel 2002, cioè l'amministrazione si è accorta che dal 2002 non si pagavano più gli affitti. Quindi dallo scopo sociale alla discoteca, al piano bar, le utenze a detta di Acea, perché questo ho letto anche, quindi è visibile a tutti, le utenze a detta di Acea erano non a norma, e dopo 14 anni il comune è rientrato in possesso, dopo 14 anni. Ora, io neanche sapevo dell'esistenza di INIT, avevo sentito parlare del circo di artisti che era uscito su tutti i giornali, ma INIT non l'avevo sentito mai parlare. Ma quello che voglio mettere in evidenza è che è una struttura del Comune di Roma, per cui c'è chi ha avuto la possibilità di fare quello che doveva fare. Poi, per esempio, un altro esempio di patrimonio che vorrei mettere a conoscenza è che noi abbiamo dei casali su questo municipio, il casale della Caffarella, per esempio, il casale di Tor Fiscale, strutture molto belle, io saranno sicuramente stati assegnati con criterio, con ufficialità, però io come cittadino o come consigliere non so quando, come e perché. Quindi se qualcuno mi chiede ma perché lì ci fanno delle attività eccetera eccetera, io non so rispondere, perché non abbiamo uno storico, non abbiamo qualcosa di riferimento che possa comunque produrre notizie o risposte. Però per esempio, tanto per non lasciare la mia zona, Quarto Miglio Statuario, ci sono per esempio a Via Menofilo c'è un'area comunale su una piccolina fra dei palazzi che potrebbe essere, perché patrimonio è anche area e suolo, che potrebbe essere un piccolo giardino pubblico, ma è chiuso da un muro, ci abbiamo provato diversi anni fa ma non è saputo nulla. Questo dico per dire che un quartiere come Quarto Miglio, che non ha neanche 10 metri di spazio verde, potrebbero essere delle piccole realtà inserite nel quadrante, però per dire quello dell'amministrazione comunale, e quindi non sappiamo cosa farci, cioè non sappiamo cosa possiamo farci, perché io volevo dire che anche l'ufficio patrimonio di istituendo, se verrà approvata questa mozione, serve anche per sapere ma anche per programmare, cioè sapendo quello che è di nostra competenza e sapendo quello che comunque rimane ovviamente a disposizione, uno può anche decidere di fare, se ha 2, 3, 4 aree piccole verdi, faccio per dire, da dare anche alle associazioni, a comunità di quartiere, in gestione, cioè qualunque cosa che possa comunque rendere migliore a costi realmente bassi quello che può essere la vivibilità di un quartiere. Poi per esempio un'altra cosa che mi è rimasta impressa, io quando fui candidato nel 2013, candidato presidente, feci il confronto a Via Botero.
a via Botero, dove c'è il commissariato, lì c'è una struttura, entrai lì dentro per sapere dove dovevamo andare a fare, come si dice, la registrazione dell'intervista, e c'era scritto metà. Io ho detto, pensavo, dico, la metà è occupata, no? Invece no, Meta, che è una associazione che ha quella palazzina molto carina, eccetera, probabilmente dell'amministrazione, cioè tutto a norma, però quello che io dico, io non so come poter rispondere, perché se è così è giusto che si sappia che è tutto lineare, è tutto regolare. Il patrimonio quindi del municipio è importante anche, come dicevo, per programmare degli interventi, no? Al netto di quello che rimane, è importante. Per esempio, a via Lucrezia Romana, altezza scuola materna, c'è un'altra area, c'è un albero buttato giù, grande, che sta lì da 10 anni, c'è un'altra area che non si sa se è per utilizzo di area verde o per servizi. Se è appunto disponibile per una scuola, si programma, perché se uno non lo sa, non lo programma mai. Ma se potrebbe essere anche un'area verde, anche lì potrebbe essere una cosa intelligente. Ritorniamo a Quarto Miglio, mi sembra che è Pompei di quelle parti, via San Carlo da Sezze. Ci sono due strutture, due locazioni, no? Che comunque ci sono bravi ragazzi, fanno comunque scuola, anche scuola di musica, però poi rimaniamo sempre lì. Da quando, da come, hanno diritto, non hanno diritto, si mette, cioè se non hanno diritto si mettono in regola. Cioè, non è che uno questo lo fa perché deve sconvolgere il mondo. Lo fa perché è giusto che si abbia un quadro chiaro di come viene utilizzato il patrimonio. Probabilmente questo è un ragionamento. Via di Carvili, c'è un'altra area, io non lo sapevo, nella scorsa consigliatura abbiamo provato in tanti modi, ce ne sono due di aree, una che si riconosce perché è veramente devastata, cioè c'è di tutto, l'altra invece è molto carina e sistemata, e sono due comunali, però una è adottata dal condominio e l'altra invece no, anzi è stata pure, come si dice, tramite di un allagamento, perché quella strada si ruppe la tubatura, si ruppe la fogna, e l'acqua scendendo da quell'area con i tombini e la fogna otturata andò ad allagare anche 3-4 ville che stavano lì sotto, quindi anche con danno per l'amministrazione. E in quel caso venne a sapere tramite ricerca, insomma, che era dell'amministrazione, cioè abbiamo le chiavi nude del municipio. Per dire, poi erano stati fatti anche dati anche dei fondi per poter fare un parco, un arredamento urbano, quindi con determina, e non si è fatto niente, ma parliamo del 2012, 13, 14 e via scorrendo. Poi non parliamo, quindi il patrimonio, se poi lo mettiamo che tutto questo aveva comunque portato sui giornali ad Affittopoli, no? Tutto il dramma di Affittopoli, che è derivato dal fatto che si doveva fare un censimento, il censimento era propedeutico quindi anche alla locazione di chi doveva stare e alla vendita per chi insomma doveva comunque comprare, e ci sono decine se non centinaia di famiglie che hanno aderito a questo invito versando 2-4 mila euro, okay, per una prenotazione di vendita che non è stata mai effettuata. Quindi rimaniamo ancorati al fatto che diverse decine e centinaia di famiglie nel programmare, nel prenotare un acquisto non hanno avuto la possibilità perché questa operazione si è fermata. Parliamo del periodo in cui al patrimonio ovviamente c'era Nieri, che era il vicepresidente, vice sindaco, e che doveva fare questo censimento che dovrebbe aver concluso, ma poi le varie vicissitudini comunque, come sappiamo, hanno tolto Nieri dal ruolo e dall'incarico, e la cosa è rimasta così e questa gente non ha avuto risposta. Lo stesso è il discorso dell'ATER, quindi tutto il patrimonio ATER, si parlava appunto di unificazione dell'alloggi del patrimonio romano gestito dall'ATER Roma, e quindi con tutta una serie, diciamo, di importanza e di modifica anche strutturale, perché poi sono introiti, cioè non è possibile che chi paga 10 euro al mese di affitto, se hai delle disponibilità questo non vale, se hai una necessità sociale rientri e fa la domanda e rientri nell'elenco di quelli che devono, no, essere aiutati. Poi abbiamo anche su questo territorio due collaudi in procinto, insomma, uno un po' più conosciuto che è quello di Via Polia, che abbiamo trattato, quindi aspettiamo il collaudo famoso,
E l'altro è un altro centro civico, Stile del Curato, che pure quello è pronto e deve essere collaudato. Ora, nei collaudi appunto dobbiamo solo che aspettare quello che succede. Però, quindi, noi ci aspettiamo appunto che da questi vengano fatti dei bandi, oppure comunque una gestione anche diretta del municipio. Cioè, l'importante è che comunque possano funzionare, perché comunque sia sono strutture dell'amministrazione e quindi che debbano essere comunque gestibili. Poi c'è, io ho trovato, cioè ho fatto un elenco, mi hanno mandato un elenco dal dipartimento, però in base alla query ovviamente ci sono anche delle strade limitrofe come l'Appia Antica, no? Noi ce l'abbiamo collegata, no? Ci sono una decina di locali dell'amministrazione comunale sull'Appia Antica, quindi se volete farne domanda lì è bello, eh? No, ci sono delle strutture sull'Appia Antica. Non è discussione. Ci stanno, era per dire che comunque è limitrofo. Poi ci stanno, no, ci sono locali, ci sono comunque fabbricati, abitazioni, eccetera. Via Nagnina c'è un fabbricato, via Mantea ovviamente è il centro civico, viene riportato ma non è preso in carico. Via Alba, piazzale di Porta Metronia, piazza di Cinecittà ovviamente è la struttura in cui siamo. E via Tella, via Casina Vecchia, attrezzatura complessa era gli artisti, la cosa degli artisti, attrezzatura complessa, quindi una cosa abbastanza importante. Via dei Sistili, via dei Sulpici, via Monte del Grano, dove c'è anche il parco, via del Quadraro, via di Porta Latina, via di Torre Branca, però chiamano aria e suolo, quindi quello per fare la strada, quindi è di proprietà, bisogna fare una strada per collegare poi il famoso casale di Tor Fiscale, via di Vermicino. Poi c'è sta quello che invece chiamo il triangolo delle Bermuda, quindi c'è sta via Guido Figliolini e c'è sta poi la parte che ovviamente via Marco Dino Rossi, sono tutte parallele, e l'altra appunto che è via Paolo Luigi Guerra, che sono tutte parallele lì vicino a Cinecittà Est, dove parti, che sono una struttura molto complessa, veramente attrezzatura complessa, dove ci sono appartamenti, locali, mercato, eccetera, eccetera, che quello è tutto comunale. Quindi questo per dire, ci sono anche su via Pemio Togliatti degli alloggi, l'altra via è via Rolando Vignali, come dicevo, per chiudere il triangolo. Ora, questa cosa, io questi esempi li ho fatti perché come si dice, l'istituzione di questo ufficio patrimonio si può fare, serve, io penso che serva, ma serve avere anche i dati, quindi il catastale, serve avere appunto una collaborazione, perché se diciamo appunto, dicevo assessore, che come si dice, se facciamo un discorso di decentamento non se ne esce, ma se facciamo un discorso di collaborazione fra il dipartimento, l'assessorato competente e il nostro municipio, trovando qui appunto dei riferimenti, no, che si possono occupare di patrimonio, perché noi l'abbiamo votata questa cosa anche nella scorsa consigliatura e c'era una volontà di istituire ma non è mai stato fatto, quindi non è che io mi invento chissà che cosa, sto cercando di riproporre, di portare oggi, tenendo anche a mente la parola trasparenza, efficienza, perché comunque sia, se questo è quello che un buon amministratore deve fare, è normale che deve tener conto di questi aspetti. E allora per fare questo c'è bisogno di una collaborazione fattiva. Io non penso, avendo voi comunque la stessa linea politica col Comune di Roma, non penso che troviate delle difficoltà. Ma una collaborazione, quindi può essere che noi siamo l'occhio vigile del territorio e quindi possiamo dare, no, indicazioni da qui prima che comunque arrivino al Comune di Roma e poter entrare anche nelle decisioni, cioè nel dire va bene, questa situazione, cioè questi locali, queste strutture, queste aree, come parlavamo nella commissione dell'AMA, che il Comune di Roma ha dato diverse aree ad AMA, no, in comodato gratuito per poter comunque provare a istituire delle aree ecologiche o delle aree per sfalciamento erba, eccetera, eccetera. Poi adesso loro faranno la loro analisi e poi verificheranno il da farsi. Quindi ci sono delle aree che l'amministrazione ha. Potrebbe, quindi, pacchettando
municipio per municipio, noi potremmo essere quelli che collaboriamo, no? E quindi dire vogliamo fare questo e verificare dati catastali, ci vorrà un po' di tempo, però dal censimento su censimento, quindi censimento e controllo locale, si può avere un quadro generale di quello che è, e così possiamo anche dire finalmente che il nostro patrimonio non viene dimenticato, non viene messo alla mercé di chiunque, e possiamo evitare anche se qualcuno, okay, ha intenzioni di poter comunque creare problemi con occupazioni e quant'altro, perché comunque possiamo decidere noi come municipio e consigliare al comune se darlo per fini sociali, veramente sociali e non discotecari, ok? Oppure perché comunque c'è bisogno per case famiglia, oppure per attività di questo tipo, ma veniamo messi a conoscenza e siamo contenti di poterlo fare, se però siamo padroni della materia, se conosciamo la materia. Quindi non è una cosa semplice, so che è stato fatto questo censimento, so che è stato messo da parte, anche perché poi come il discorso di Affittopoli, e chiudo, grazie Presidente della deroga, per il discorso di Affittopoli si fermò perché c'erano degli alloggi, delle strutture che dovevano essere vendute, altre no, quindi su spinta di qualcuno che toglieva dall'elenco alcune cose che interessavano. Per cui questa cosa si è bloccata, però ricordiamoci pure che sul nostro municipio ci sono decine se non centinaia di famiglie che hanno fatto questa richiesta per case ovviamente comunali, che aspettano una risposta e che non hanno più avuto neanche la notizia di capire se quei 2.000-4.000 euro che hanno dato sono andati persi, oppure verranno ridati indietro, oppure serviranno per una prenotazione di un alloggio del Comune di Roma che metterà in vendita prima o poi. Grazie. Grazie al consigliere Giuliano per la presentazione della sua mozione, nei tempi perfettamente, anzi ho utilizzato anche meno del previsto. Ci sono interventi? Il consigliere Candigliota. Grazie Presidente. Beh vabbè, mi volevo rifare a, ovviamente, l'intervento del consigliere che è stato molto esaustivo, ma mi dispiace però che purtroppo l'interlocuzione è molto scarsa, ma d'altronde, se come dicevo prima ci si viene solamente per alcuni scopi e poi dopo uno sparisce, purtroppo mi dispiace che queste cose che voglio dire non potrò dirle direttamente agli interessati, ma va bene, comunque suppongo che, siccome sono tanto interessati alle telecamere, poi le riguarderanno la registrazione. E volevo rifarmi comunque a quello che diceva il consigliere Giuliano, anzi lo ringrazio per quello che ha detto, ovvero proprio in funzione di quello che aveva detto dell'ATER, proprio del fatto che il commissario del PD ovviamente si è preoccupato di andare a patteggiare una situazione per quello che riguardava, a fare una trattativa, ecco, diciamo così, per quello che riguardava il sistemare la situazione degli affitti e quant'altro. Certo è che ovviamente è andato dal direttore generale, tra virgolette amico di Smeriglio, di Sell, e tra l'altro vicino a Zingaretti, va bene, questo è un piccolo dettaglio. E poi uno dice vabbè, giustamente tutti quanti possono andare a sistemare, a parlare la situazione. Certo è che un conto averne uno, due locali, un conto averne quanti, 50, 60 più o meno è quello, ma vabbè, ma non vuole essere un attacco questo, cioè anche perché credo che sia opportuno proprio mettere una garanzia su diciamo la situazione proprio degli affitti, comunque del patrimonio, cioè per evitare poi magari che si possa creare in seguito situazioni come Affittopoli e quant'altro, insomma. Quindi trovo che sia una precauzione anche per tutti noi. Grazie.
Ci sono altri interventi? Il consigliere Pompei ha facoltà di parola. Allora, lasciando per ora a parte i casi Ater e le opere a scomputo, su cui occorrerebbe un consiglio a parte. Non funziona? Sì. Sulle opere a scomputo occorrerebbe una lunga riflessione anche a livello legislativo generale. Per l'Ater un'altra grande riflessione. Restiamo ai numeri del nostro municipio. Innanzitutto restiamo alla realtà d'aula. Con mozione numero 15 del 18 settembre 2014 i consiglieri Coglia e Lozzi chiesero alla Presidente del Municipio di completare l'inventario estrapolando eventualmente quello più ampio redatto a livello comunale che raccolga tutti i dati catastali sugli immobili di proprietà e a verificare i valori inventariati, contabili, gestionali e commerciali e il loro relativo stato di assegnazione. Consegnare ai consiglieri copia dell'inventario di cui al punto sopra. Quindi questa mozione già venne presentata durante la precedente consigliatura dai nostri consiglieri. Ringraziamo comunque il consigliere che ce l'ha ripresentata e andiamo avanti con i numeri. La gestione anche periferica dei beni patrimoniali del comune non è un fatto che si può o si vuol fare o si può decidere di fare, è un fatto che bisogna necessariamente fare. Bisogna necessariamente fare perché i beni che c'è il Comune, parliamo di quelli messi sulla lista di internet, abbiamo 38.000 beni circa di natura residenziale e 564 beni di natura non residenziale, di natura commerciale. Come si fa a gestire queste cose non guardandoli ogni tanto, non vedendo da chi sono, come sono utilizzati, diventa per me un punto oscuro. Bisogna peraltro vedere, tra l'altro voi considerate che molti di questi beni magari sono dati in locazione e bisognerebbe anche andare a riscontrare quali sono le correlazioni tra l'ufficio che controlla il pagamento dei canoni e l'ufficio immobiliare, che poi dovrebbe eventualmente recedere dai contratti di locazione qualora i canoni non venissero pagati. Per quanto riguarda in particolare il nostro municipio, lavorando su questi dati, abbiamo esattamente per gli residenziali, che sono quelli forse di maggiore interesse, abbiamo 1206 appartamenti, 268 cantine e 442 posti auto. In totale sono 1938 beni, compresi anche dei box e altre cose. E la domanda che viene spontanea, ma quanto rendono questi immobili? Esiste una lista del 2013 che è stata anche richiamata da Frongia quando ha scritto quel bellissimo libro E io pago, che non so quanti hanno letto, ma che comunque consiglio come lettura a tutti quanti. Da questa lista vediamo che nel nostro municipio ci sono esattamente 1147 beni, noi abbiamo censiti 1200, ma insomma le cifre, se faccio poi, le cifre grosso modo fanno scopa, 2013, 2016, vanno bene. Quando poi vado a fare la somma di quanto questi beni rendono e quant'è la media di rendimento, la media di rendimento di questi 1147 beni è esattamente 77,98 euro mensili. Quindi ovviamente queste cifre gridano vendetta adesso e anche nei confronti di chi ha permesso nel corso degli anni il maturarsi di questa situazione. Quindi questa è la realtà. È la realtà delle cose, sono le cifre di se stesse, le cifre da per se stesse che impongono un riesame, l'immediato esame di questa situazione da parte degli organi municipali. Il municipio si sta attrezzando da quanto so io, soltanto che ovviamente occorre la sinergia con il comune. Per quanto riguarda i casi giustamente rammentati dal consigliere, ce ne sono ben altri, non ci sono soltanto quelli, ci sono altri, ci sono delle ville. Ci sono delle strade interrotte, ci sono, e ovviamente nessuno sa o nessuno ti dice, a fronte di precedenti richieste di atti durante la precedente consigliatura, il Comune ha fatto orecchia da mercante. Quindi questo volevo dire, portare qualche numero, dare qualche dato e in parte anche riappropriarci del lavoro fatto dai precedenti consiglieri in maniera tale di ovviamente cercare di arrivare il più presto possibile alla costituzione di questo ufficio, ripeto che non è un atto di volontarismo ma è un atto necessitato
in questa situazione. Credo di aver finito. Grazie consigliere Pompei, ci sono altri interventi? Ci sono altri? Ah, il consigliere Toti, sì. Purtroppo quando si parla di residenziali a Roma, quando si tratta del problema casa, purtroppo a Roma si deve parlare di scandali. Purtroppo i scandali, stava parlando di Affittopoli, consigliere Giuliano, ma non solo Affittopoli, gli affitti passivi che ad esempio sono sotto l'occhio della magistratura adesso, sono le ultime cose su cui la magistratura sta indagando. Veramente una situazione grave quella di Roma, e io penso chiaramente non è solo di Roma, ma i municipi tutti sono coinvolti in questo discorso. Io ricordo nel passato quando andavo all'ufficio tecnico a chiedere, quello stabile è nostro, del comune, ma dobbiamo controllare, dobbiamo vedere. Non riuscivano a dare risposte rispetto a questo. Il consigliere di 5 Stelle parlava del 2013 rispetto a Tronca, e nel 2013 soltanto l'80% del patrimonio era stato censito. Cioè noi abbiamo un 20% del patrimonio del Comune di Roma, perciò a cascata in tutti i municipi il 20% che noi non conosciamo, cioè non sappiamo le proprietà del Comune. Adesso no, io dico, definirlo scandalo da terzo mondo, una situazione del genere, veramente è, non so, proprio un velo pietoso da stendere rispetto al, ecco, sempre Tronca, che parlava degli affitti 10% circa al mese a Via dei Coronari, 20 euro al mese a Fori Imperiali. Voglio dire, rispetto a questo che dobbiamo dire? Il discorso perciò di arrivare a una trasparenza, un'efficienza rispetto a questo, io penso che sia inderogabile. Mi fa piacere, l'avevo letto anch'io, quella mozione che aveva presentato l'allora consigliera Lozzi del settimo municipio, adesso presidente del municipio, che io penso ci dia la speranza che rispetto a questo subito, io penso, si vada a un discorso di collaborazione tra le varie istituzioni, perché ecco, il settimo municipio sia l'occhio vigile nel territorio rispetto a questa realtà veramente difficile in cui vive il patrimonio della città di Roma e anch'esso il patrimonio del settimo municipio. Poco contributo per me ha dato risorse per Roma Spa, che è partecipata al 100% dal Comune di Roma. Rispetto a questo, anche le vendite che hanno provato a fare, alcune non hanno sortito alcun effetto. Poi c'è quello che diceva appunto il consigliere Giuliano rispetto alla nostra situazione, il circolo degli artisti, voglio dire, è uno degli esempi più indicativi rispetto alla nostra situazione, a situazioni appunto che riguardano il nostro territorio. Perciò cerchiamo e andiamo subito a reperire quelli che sono i dati del patrimonio del settimo municipio. Io direi di andare subito a costituire questo ufficio municipale del patrimonio, che sempre nel passato, in tutte le consigliature ex nono, ex decimo, abbiamo richiesto, ma mai abbiamo ottenuto risultati, indipendentemente se le maggioranze erano il centrodestra o il centrosinistra che hanno governato il Comune di Roma. Io penso che oggi dobbiamo essere maturi per arrivare a un risultato rispetto a questo. Ecco,
con una collaborazione, come dicevo prima, rispetto alle istituzioni, ma comunque ecco, dare voce anche al nostro municipio in modo che anche noi possiamo essere partecipi nel controllo e nella gestione del patrimonio del settimo municipio. Perciò ecco, io sono d'accordo rispetto a questa mozione. Ci sono altri interventi? Non ci sono interventi? Allora passiamo prima di... sì, consigliere Cerquani. Io intanto ringrazio perché Fratelli d'Italia si sta, insomma, sta portando avanti una battaglia che è stata portata avanti anche con i consiglieri del Movimento 5 Stelle nella scorsa consigliatura. Mi premeva far sapere, e mi riallaccio a quello che diceva il consigliere Giuliano, è fondamentale che i dati che noi oggi abbiamo e quelli che verranno fuori siano pubblicati sul sito, perché visto che credo fortemente nella trasparenza e credo fortemente che anche le persone che non sono sedute nel Consiglio Municipale, ma i cittadini, anche che non ne usufruiscono direttamente, hanno diritto ad avere contezza di quella che è la situazione degli immobili, di quello che ci si fa con questi immobili, perché poi io credo una cosa, lo cito, poi se vorrà mi risponderà, è vero che noi abbiamo sempre un problema di quantificare le entrate che possiamo avere da questi immobili, ma io credo una cosa, ci sono delle questioni e delle situazioni che non possono essere quantificate in denaro, ma possono essere quantificate a livello di utilità sociale, e questo è poi quello che in realtà potrebbe essere l'aiuto che viene dato da questi immobili, che magari non ci rendono a livello economico, ma ci rendono a livello di prestazioni sociali. Mi spiego meglio, tantissime associazioni sono disponibili ad erogare dei servizi completamente gratuiti, ad aiutare gli uffici municipali nell'assistenza. Io ne conosco alcune che, per esempio, anche associazioni giovanili che vorrebbero aprire degli spazi completamente gratuiti. È ovvio, e io credo che il nostro patrimonio municipale, oltre ad essere messo a reddito, debba comunque avere un fine sociale. E quindi il mio intervento è semplicemente per specificare questi due aspetti. Il primo, è vero che a noi soldi servono, senza soldi purtroppo non riusciamo a far andare avanti la macchina amministrativa, ma non dimentichiamoci che oltre a quello è che la parte finanziaria può essere sostituita dall'erogazione di servizi da parte di associazioni o di enti che hanno le stesse finalità sociali del municipio. E poi ovviamente ci tengo a precisare il fatto che sarà compito, spero poi l'assessore magari lo riprenderà, di questo municipio garantire la massima trasparenza, perché è fondamentale che io per esempio oggi ho visto la lista degli immobili, sono sincera, alcuni molto vicino a casa, io non mi aspettavo fossero di proprietà del Comune di Roma, perché utilizzati da privati come fossero come fossero effettivamente un immobile privato, e soprattutto in alcuni casi non è chiara la destinazione, abbiamo i problemi di subaffitto, abbiamo una serie di problemi che magari non sono stati non citati direttamente, ma ci siamo insomma capiti. Quindi secondo me è un argomento molto importante da affrontare, e spero venga anche fatto nella commissione preposta, sia portata avanti nella commissione preposta, e visto che il presidente della commissione preposta insomma raccoglie le esigenze che sono del municipio, io credo che questo possa essere un lavoro che verrà fatto congiuntamente dalle parti politiche. Grazie. Ci sono altri interventi? Allora, se non ci sono altri interventi, la discussione è finita, lascerei la parola all'assessore commisso che ha chiesto, commisso, sbaglio sempre, sbaglierò fino alla morte, commisso, ce la farò prima o poi, che ha chiesto la parola e può farlo a fine discussione, come da regolamento, a 10 minuti. Grazie, sì. Presidente, sarò molto più breve. Innanzitutto ringrazio il consigliere
Giuliano, di aver portato alla luce anche in consiglio questa, per l'ennesima volta, la questione sul patrimonio. Allora, io sarò molto breve. Sul patrimonio, Roma è una delle città che può vantare quantitativamente e qualitativamente uno dei più grandi e ampi patrimoni d'Italia. Ed è, e deve essere un vanto per, la, per i romani, ma purtroppo le amministrazioni precedenti sono riusciti nel grande, nella grande opera di trasformare questo vanto in vergogna. Avete fatto moltissimi esempi, ce ne saranno altre migliaia di esempi. Ad oggi io stesso, io già appena insediato, ho iniziato nell'opera di capire qual è il patrimonio pubblico comunale all'interno del settimo municipio. È un punto interrogativo. Io stesso ho avuto difficoltà ad interloquire anche con il Dipartimento Patrimonio per stabilire effettivamente con certezza e sicurezza quali siano quantitativamente i beni presenti nel settimo municipio. Il lavoro è veramente enorme, veramente enorme. Però la Giunta è anche rappresentata nella mia persona in quanto assessore al patrimonio, è totalmente d'accordo sulla mozione presentata, sia nelle sue premesse, sia nel dispositivo finale. Si parte chiaramente dalla trasparenza. La trasparenza è stata negata, probabilmente, in passato, perché la gestione del patrimonio è stato, a dir poco, diciamo, probabilmente in modo amicale, clientelare. E quindi i cittadini oggi, quando sentono che il patrimonio pubblico è gestito, che un bene, anche come rappresentava la consigliera Cercuoni, che un bene è di patrimonio pubblico, si meravigliano, quando invece deve essere un diritto. Cioè il diritto dei cittadini che contribuiscono con le loro tasse, con i contributi in tutti i modi, a conoscere qual è il bene, quali sono i beni del municipio e come vengono gestiti e a chi vengono dati. Solo per dire che quindi esprimo assolutamente il parere, per quanto mi riguarda, favorevole rispetto a questa mozione, e mi impegno, a prescindere, cioè mi impegno, se il Consiglio deciderà favorevolmente ad approvare questa mozione, a presentare il più presto possibile una direttiva in Giunta, qualora per la costituzione di un ufficio qui in municipio che controlli e gestisca, quantomeno che si occupi di pubblicare l'elenco del patrimonio con tutti i dati di chi gestisce e alle condizioni che sono state attribuite ad essi. Grazie. Grazie Assessore. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Approfitto, ovviamente la dichiarazione di voto è ovviamente positiva, ma approfitto per rispondere un attimino a cose che ho sentito in questo momento e che reputo interessanti. Allora, il patrimonio è più bello e più ampio d'Italia, neanche a dirlo, Vicepresidente, Assessore. Certo, poi che oggi stiamo in difficoltà, questo è un problema, ed è un problema degli ultimi 15-20 anni, quindi metto dentro anche quella che era ovviamente del centrodestra, che non è stata all'altezza. Ma maggiormente, quindi con quella dell'anno, ma maggiormente ovviamente quelle che poi dovevano essere i paladini di questo risultato, quindi della trasparenza e del lavoro cittadino giornaliero. Però io non ho dato, ho fatto degli esempi non perché fossero quelli fondamentali, ma per prendere varie tipologie di esempio. Perché come dico sempre, e qualcuno ha cominciato a capire come ragiono, non è tanto la tecnicità quanto il contenuto, no? E Fratelli d'Italia vuole fare una politica propositiva, ok? E costruttiva. Ecco perché ho portato questa mozione, perché sennò si poteva comunque parlare in commissione e fare una risoluzione. Quello che a noi ci interessava è che non è che l'abbiamo, e l'ho detto in anteprima, non è che l'abbiamo deciso noi, è una cosa che andava fatta anche nella scorsa consigliatura. È stata portata, mi sembra, dal 5 Stelle e Fratelli d'Italia ha votato favorevolmente.
non ricordo se tutti o quasi. Quello che dispiace è che nella positività, quindi in un atto politico, che l'opposizione quindi porta in maggioranza condividendo un percorso che la Presidente Fantino ovviamente non ha preso in considerazione per motivi politici, ma quello che dispiace è che i colleghi del PD che oggi sono in aula avversi, cioè che erano in aula prima, vabbè, voglio dire, avversi alla Presidente Fantino, potevano prendere questa situazione al volo per dimostrare che, no, erano contrari a un presidente che non è che non ha fatto questo, non ha fatto tante altre cose. E siccome mi sembrava, come si dice, mi dispiace perché mi sembrava offrirgli un assist, ok? Poi lo potevano fare loro, abbiamo fatto noi, potete fare voi, insomma, è un argomento che comunque non ha una paternità, ma che è fondamentale in un quadro futuro di una istituzione territoriale. Cioè non deve essere solo ed esclusivamente un organo consultivo e basta. Cerchiamo tramite anche una figura diretta di gestire quello che possiamo gestire, non aspettare che qualcuno ci dice quello che dobbiamo fare. E allora poteva essere un'occasione per essere, no, d'accordo su un argomento, e invece percepisco che questo non è, e mi dispiace perché è un'occasione persa. E credo nella gestione diretta del municipio, io credo anche che si possano fare delle attività non solo e non obbligatoriamente da mettere a bando, ma si possono sfruttare le strutture comunali, quindi di pertinenza municipale, anche per gestirle direttamente. Cioè quindi il municipio possa essere l'interlocutore e l'organizzatore, non dico di tutto quello che ha, per l'amor di Dio, ma di alcune strutture, di alcuni quadranti. Potrebbe comunque, no, portare servizi ulteriori, ok? Quindi credo, questo è l'esempio per dire bando o gestione diretta organizzata, credo che questo faccia la differenza, perché, e chiudo, e grazie per la possibilità quindi di poter riesprimere questo concetto, credo nel fatto che noi nei massimi sistemi non c'entriamo, generalmente non entriamo nei massimi sistemi, però possiamo comunque provare a stare vicino ai nostri concittadini del nostro municipio tramite azioni dirette, anche se non sono di nostra competenza. Perché la differenza che fa un'amministrazione nel dire, non può dire solo io non c'entro, non è mia competenza, non posso farci nulla, ma se si affianca il problema, si affianca chi ha bisogno, facciamo tanto. Perché a noi ci chiedono anche questo, che il municipio ci sia in determinate situazioni e che possa dare il proprio contributo. Quindi anche se adesso qui non abbiamo, e qualcuno potrà dire che non ci abbiamo competenze, tutto il patrimonio, il Comune di Roma che deve dislocare personale, risorse, economicità, può essere vero tutto, però intanto se noi abbiamo i nostri uffici una o due persone che comunque sono delegate a ricevere dall'amministrazione centrale le copie, i faldoni, i contratti, perché leggevo e chiudo, leggevo, cioè, perché non ho letto neanche il sito, cioè alcune cose ho letto del sito, cioè ci sono programmi e progetti strategici, patrimonio in trasparenza, pubblicazione online degli immobili posseduti, nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Questo lo dice il Comune di Roma, no? Lo dice da progetto, da programmazione, per un valore di 200 la dismissione, ma questa è utopia. Cioè leggendo queste pagine, chi legge queste cose? Un cittadino legge queste cose? Lo stiamo, dico stiamo come istituzioni, lo stiamo prendendo in giro, non esiste una cosa di questo tipo, grazie. No, consigliere Giuliano, lei lo sa, è argomento appassionantissimo, però devo veramente grazie per l'opportunità, essere... no, giusto è giusto, quindi ovviamente la positività sull'atto. Perfetto, ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Guido. Grazie Presidente. Allora io mi riaggancerei un attimo al finale dell'intervento della consigliera Cerquoni, perché era molto interessante, perché la consigliera è auspicava per l'appunto un futuro passaggio in commissione, perché questi temi hanno bisogno di essere approfonditi. E io dico magari,
è perché poi la consigliera è anche auspicato da tutte le forze politiche, e io riaggiungo, magari, perché io vorrei conoscere il parere del Partito Democratico. Oggi ha abbandonato l'aula, oggi ha abbandonato l'aula. E vorrei anche ricordare che c'è questa mozione, come già è stato ricordato ampiamente, in realtà in data 18 settembre 2004 fu portata già a firma, ci fu portata già a firma dei consiglieri 5 Stelle, Monica Lozzi, oggi presidente, e Andrea Coia, che oggi è consigliere all'Assemblea Capitolina. E in quell'occasione, è una cosa, forse è una coincidenza, però magari poi i posteri ci spiegheranno, cioè quella mozione passò e i consiglieri del Partito Democratico, e allora eletti, quindi consiglieri, e oggi tuttora in carica, votarono no. Cioè, votarono no. Vabbè, sono quelli che oggi non ci sono. E quindi a parte i nuovi eletti, tutti quell'altri. Cioè, se serve che faccio nomi? No. Ti ho detto questo. Io spero davvero che in commissione si possa portare questa cosa, perché perché va approfondita. Poi l'istituzione di questo ufficio funge, non solo da d'aiuto al censimento, cosa che sì, abbiamo una lista, però cerchiamo di capire intanto se è completa o se non è completa. Funge soprattutto da osservatorio, quindi che cosa succede, ma soprattutto fungerà da controllo. Allora, questo ufficio è essenziale, si parlava di decentramento, io lo auspico magari per tappe quando verrà, però nel frattempo il municipio deve prendere contezza della sua situazione e anche conoscere quello che ha dentro, i suoi stabili e quello che è successo negli anni pregressi, quindi anche per cercare di programmare in futuro. Per me questo è essenziale, quindi anche col rapporto col comune, questo volevo dire. Pertanto il Movimento 5 Stelle è assolutamente favorevole e infatti voterà sì. Grazie. Il consigliere Toti. Sì, l'assessore ha dato un'indicazione precisa rispetto a questo, ha parlato di direttiva di giunta, perciò voglio dire che sia fatta subito, perché realmente l'istituzione di questo ufficio municipale è importante, ma soprattutto è importante che a livello comunale, che a livello di assemblea capitolina e a livello di uffici capitolini si incomincia a fare chiarezza su questo. Quello che io ho detto in precedenza, l'80% ad oggi, quello che risulta e di cui ha parlato anche il consigliere guardando su internet, purtroppo questi sono i dati, voglio dire, perciò è un lavoro pesante, importante, che deve essere subito fatto a livello comunale, dalla maggioranza comunale che governa la città di Roma, e a livello municipale c'è già l'indicazione dell'assessore, che io invito chiaramente a fare questa direttiva per la costituzione dell'ufficio municipale patrimonio il prima possibile, perché veramente, se vogliamo trasparenza e efficienza, questa è la linea che dobbiamo percorrere. Io penso anche velocemente. Precedenza, sì. Voto favorevole. Sì, si era vinto. Grazie, consigliere Toti. C'è da procedere alla sostituzione di un consigliere, perché si è di un scrutatore, perché si è assentata la consigliera Biondo, e quindi. Perfetto, si offre volontario, accettiamo volentieri, volontario il consigliere Carlone, quindi sostituirà la consigliera Biondo, va bene, per le votazioni. Allora, se non ci sono più interventi, dichiarazioni di voto fatte, direi di procedere alla votazione per alzata di mano. Ci sono favorevoli alla mozione? Contrari? Astenuti? Benissimo, direi che 18 voti favorevoli, quindi è passata all'unanimità dei presenti. Bene, chiudiamo qui il consiglio. C'è prima una richiesta di intervento, sì, mi è stata anticipata, veramente è una cosa molto breve, quindi vorrei dare la parola alla consigliera La Zazzera.
Grazie. Niente, io volevo solo ricordare con un applauso Tina Anselmi, perché è stata il primo ministro donna della nostra politica, della politica italiana. Grazie. Bene, il consiglio si chiude qui. Arrivederci alla prossima seduta.